Non solo San Severo, ma tutta la provincia foggiana è in ostaggio della criminalità organizzata. Dopo il duplice omicidio nella cittadina dell'Alto Tavoliere, il prefetto Tirone ha ribadito nel corso della riunione che il livello di guardia resta altissimo, alla luce anche dell'episodio registrato sia ad Ascoli Satriano una settimana fa con l'attentato a un sindacalista della UIL, ma è l'impresa, la società civile, il tessuto economico dell'area foggiana a sentirsi sotto scacco di una malavita sempre più invasiva. Ai nostri microfoni l'imprenditore di San Severo Giuseppe Clemente, che non abbassa la guardia e nutre ancora fiducia sulle forze sane che operano nel territorio. Una terra così bella, però che dà tantissime opportunità di lavoro, però martoriata dalla criminalità. Un grosso limite che però che cosa impone? Fermezza, e coraggio e andare avanti comunque. È ovviamente un limite, perché chi lavora, chi fa attività commerciale in queste terre ha a che fare quotidianamente con questo sistema. È un limite per l'attrattiva nazionale e internazionale per queste terre, è un limite che ti mette un bollino su ogni attività che uno voglia fare, è un limite psicologico e ovviamente è come partire per una corsa con una grossa zavorra dietro. E non è facile, mi credo, non è facile fare attività in queste terre. Però se la ami profondamente come la amo io e se sei convinto che questa terra dia il futuro alle future generazioni, allora vai avanti, sei convinto e cerchi di guardare sempre con positività tutta la tua attività e cercando di lasciare sul territorio un esempio non solo di imprenditoria ma anche di vita, di stato di vita.